Allora metto una ritmica più ampia anche per il respiro. Silenzio. Appoggiate tutte le gambe alla fit, mettete le mani dietro la nuca. Quando sono piena di adrenalina non capisco. Ok. Il lavoro che dobbiamo fare adesso è questo. Appoggio la nuca, stendo le gambe e sollevo la zona lombare, appoggio la schiena e porto la sit sotto al bacino vicino ai glutei, inspiro, sollevo, espiro, appoggio, inspiro, sollevo, espiro, appoggio, inspiro, sollevo, espiro, appoggio. Continuo qualche secondo. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e continuo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Allora, la gamba ora deve essere tesa. Voglio l'extra rotazione. Voi dovete essere fermi, rilassati, con le spalle aperte, togliete le mani dalla nuca, portiamo le braccia dietro, parallelamente a terra, e andiamo a chiudere una gamba alla volta, ma il movimento voglio che sia questo. Uno, torno. Inspiro, preparo, allungo, concentro, elasticizzo, porto in flessibilità. 2, voglio che sia questo contenuto. 3, quindi non voglio vedere le gambe piegate. 4, calcolate sempre gli 8 tempi con questa canzone e questi 8 tempi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo serve ad allungare molto bene la zona lombare, la parte più bassa del dorso e i glutei ed è un esercizio anti-lombosciatalgia. È molto elasticizzante, tenete le spalle ferme e la schiena a terra. Inspiro in apertura e in chiusura se siete veloci. Andiamo anche ad allungare adesso. Quando vi prendete, non dovete prendervi prima. Ma quando siete paralleli braccia e gambe, a quel punto allungo e lascio. 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 Ok. Solleviamo solo, portiamo avanti le braccia, solleviamo solo la gamba destra. Le braccia le possiamo portare fuori. Dobbiamo ottenere questa apertura di 90 gradi. Scendere e sollevare velocemente. 1, 2, 3,
ovviamente la forza proviene dalla cintura di forza, quindi voi dovete semplicemente spostare il bacino e creare l'anteroversione controllata, respirata, a partire da qua. Non vi faccio muovere nient'altro. Il piede è tirato, col collo del piede fermo, e la gamba è tesissima, e le spalle sono aperte e il petto è in apertura. Non siete contratti sul collo, siete tutti aperti. Cinque, sei, sette. Se sollevate la gamba piegata serve a poco, eh? Cambiate gamba, appoggio e continuo subito con l'altra, inspiro, espiro. Ovviamente questo esercizio ha nell'intento di lavorare in propriocezione sulla gamba appoggiata che spinge sulla fibula, mentre lavorate solo con la cintura di forza per mantenere i 90 gradi d'apertura con questa posizione plastica. Ok, appoggio, adesso lo facciamo più o meno in egual maniera, solo che la pianta del piede è sopra la fitball, quindi andiamo a lavorare, stavolta anche con le braccia, in maniera tale da portare la gamba per esempio sinistra in extra rotazione, apertura completa e chiudo. Apro e chiudo. La contenzione, quindi la capacità di contenimento, si vede anche da quanto riuscite a tenere col piede sulla fitball la fitball ferma, perché se voi cominciate a fare così è perché non riuscite a contenere nulla, ok? Ovviamente più in basso scendete, meglio è. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e cambio, e otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, Si vedi di che ho ancora un'ora di lezione. Sì, sì, ma io vado via. Ce l'hai il numero? Vedi che finisco lezione tra un'ora, vedi che finisco tardi la lezione. Sì, ma lei doveva chiamare Umberto. A chi dire cosa gli ha detto quello là? Ok, appoggio. Allora, andiamo a prendere la fitball, la mettiamo all'interno delle caviglie, scusate, all'interno del collo del piede. Per iniziare potete metterla all'interno dei polpacci, abituarvi a questa posizione che sarà un po' difficile da contenere per tanto tempo e allungate. Stiamo un attimo così, grazie. Senza sollevare i glutei, si tratta solo di portare le gambe a 90 gradi. Ok? Tiro, ai. Tiro. Mm.
Gesù. Ma se non avrà capito se anche lei si è fatto permesso, in che modo l'ha fatto? Umberto, si è mosso Umberto con il comune, sono loro. È il tizio che ha fatto il progetto. E devo chiamare Umberto. Sì, ma non so, allora... Gli ho mandato io il numero. Ah, devi chiamare pure. Mani dietro la nuca. Allora, potete tenere la figura in mezzo ai polpacci. Il lavoro che andiamo a fare è questo, guarda, scendo 90 gradi, tengo la figura stretta, qui siete costretti, se non scendete col tallone sotto la linea delle ginocchia, a stendere e a lavorare solo con la cintura di forza. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Le mani dietro la nuca. Inspiro, espiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora. 8. Questo è uno degli esercizi in cui il baricentro viene coinvolto più completamente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sollevo leggermente, scendo, spingo avanti, stringo. Dopo che siamo a 90 gradi, sollevo, scendo, piego, estendo, sollevo, scendo e 1, 2, 3 e torno, 5, 6, 7 e torno, e torno, 5, 6, 7 e torno, 1, 2, 3 e torno, 5, 6, 7 e torno, 1, 2, 3 e torno, 5, 6, 7, mi fermo, stringo forte la pallina, stringo però, non imbrogliate. 1, 2, 3, veloce, 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 4, non potete svariare, è una linea, 5, 6, l'importante è la distensione, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, ancora, 1, 2, dai, dai, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Appoggio, rilasso, rilasso, dondolo, destra, sinistra. Allora, il lavoro dovevate sentirlo sulla parete inguinale, sull'interno coscio, sul quadricipite e parzialmente, purtroppo, parzialmente sulla cintura di forza dipende da quanto state in questa posizione. La maggior parte di voi, per non fare fatica, prende molta rincorsa e soprattutto tiene ancora il piede così, quindi con questo lavoro, purtroppo, la cintura di forza lavora un buon 50% in meno. Se il lavoro è fatto invece in questo modo, ok, bisogna un po' rincorrere la postura corretta, che fa parte integrante del movimento plastico tipico del Pilates, che si acquisisce se non si fa nessun genere di danza, che si acquisisce nel tempo esercitandosi duramente. Sollevo la figura. Silenzio, chi è che parla continuamente? Maria, ti piace? Ok, vado dietro la nuca. Maria, Maria. Allora, questo è un lavoro differente, dove noi andiamo a spostare verso sinistra
e verso destra e a stringere, sinistra, destra e stringo, sinistra, destra e stringo, sinistra, destra e stringo, sinistra, destra. Gli addominali sono espiratori, per cui se non li usate non vi daranno mai la possibilità di irrobustirli. Uno, due, e stringo, e uno, descriviamo una semicirconferenza verso il basso. Uno, due, con le gambe tese, tre, quattro, cinque, sei, mani dietro la nuca, mi sollevo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, appoggio, rilasso, apro. Sollevo, di nuovo. Descriviamo una semicirconferenza verso il basso e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, prendo l'affitto, guarda bene, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e sto. Piego, stendo, apro, piego, stendo, apro, piego, stendo, apro, piego, stendo. E stop. Appoggio, solo l'avampiede, apro, chiudo, apro, chiudo, inspiro, espiro, 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 inspiro e stop. Sollevo la fitta, la mettiamo in mezzo ai polpacci, allungo un attimo. Ok, sollevo le braccia, la fitta è ben salda tra le gambe, comincio a stringere solo con le gambe. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, mani dietro la nuca, stringo, vai, sollevo, come se fosse un crunch, avvicino la parte più alta del retto addominale alla parte più bassa e stringo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, respiro, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, scendo, appoggio, rilasso, allungo,
e lo facciamo ancora. Però prima voglio verificare una cosa. Mettete i piedi sopra l'affitto, leggermente divaricati, la schiena bene a terra. Fatemi vedere quanto vi sollevate e quanto tenete la propriocezione. Sollevo e uno, spingo su, due, spingo su, tre, glutei su, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, veloce, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stop, scendo, rilasso. Questo è un ottimo modo per allenare in profondità subito, subito, senza stare a fare mille cose. Questo fa lavorare tutto il femorale, gluteo interno, coscia, addome, cintura di forza. Adesso facciamo l'ultima sequenza. Allora, prendiamo la sit in questo modo. Andiamo a fare questo lavoro. Allora, prendo la sit, apro, semicerchio, chiudo, porto la sit, apro, chiudo, rilasso, semicerchio, torno, appoggio e apro, semicerchio, chiudo, torno e vado avanti. Fatemi vedere. Vi elenco tutti i difetti, devo elencarveli, vai vai, continua. Allora, non respirate, quindi neanche nella fase di apertura inspirate abbastanza, le gambe non sono quasi mai completamente tese, le braccia quando vanno dietro sono in una posizione orribile, la testa è sempre troppo sollevata, il vento non è mai in direzione dello sterno, la cintura di forza poco coinvolta in quanto respirate troppo poco, non resistete abbastanza perché le gambe sono troppo poco tese. Voi pensate di farvi un favore, ma in realtà scombinate tutte le cariche dell'esercizio e siccome non siete abbastanza forti nell'interno coscia, non riuscite neanche a sostenere la palla che misura chilogrammi zero. Quindi se uno non riesce neanche a sostenere la football che è piena d'ossigeno, questa è la prova del 9, no? Uno deve vedere esattamente quanto posso caricare su di me, davvero, per poter allenare. Ecco, quasi nessuno può, delle volte, caricare del peso su se stesso quando non sa fare questo, che è la base. Oggi si chiama rieducazione, ma in realtà io sono convinta al 300% che questo va inculcato in adolescenza e non dovrebbe essere una rieducazione successiva ai 30 anni. Disgraziati. Prendete la seatbelt, mettetela in mezzo alle cosce di nuovo. Stendo le gambe, tutti. Tutti, stendo le gambe, tutti. Mettete la seatbelt in mezzo alle caviglie, per favore. Stendete le gambine, ok, mettete le mani dietro la nuca, adesso voglio una cosa semplice, semplice, dovete inspirare ed espirare stringendo, vi faccio vedere, l'avete fatto, l'ho fatto prima, allora, stringo, inspiro, espiro, inspiro, espiro e stringo, forza, io conto e voi fate, uno e torno, due, stringo sta figura e torno, tre e torno, quattro e torno, cinque e torno,
sei e per